Sono 6 le persone responsabili di reati che vanno dal furto aggravato alla truffa, dalla ricettazione al porto illegale di armi, dalla detenzione di droga alle minacce illeciti di vario genere, finite nella rete dei carabinieri del comando provinciale di Isernia nelle ultime ore. Nel capoluogo Pentro i militari hanno denunciato un quarantenne ed un trentenne, entrambi del posto, in quanto responsabili di un furto aggravato ai danni di un negozio. I due hanno rubato denaro dalla cassa di un pub approfittando della distrazione del proprietario e poi sono scappati. Poco dopo però sono stati rintracciati dai carabinieri. A Colli al Volturno invece gli uomini dell'arma hanno denunciato un 25enne ciociaro per aver utilizzato un assegno di provenienza illecita per acquistare cavalli. Porto illegale di armi e detenzione di stupefacenti sono le accuse a carico di un quarantenne di Cerro a Volturno, trovato in possesso di un coltello a serramanico e di alcune dosi di hashish e marijuana. Mentre a Castel San Vincenzo i militari hanno denunciato un 50enne campano per minaccia aggravata. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, per futili motivi, aveva più volte minacciato telefonicamente un suo familiare residente nel comune della provincia di Isernia. Infine ad Agnone i militari hanno denunciato un trentenne delle Marche che nel corso di un incontro di calcio di Serie D ha lanciato una bottiglia contro il settore della tribuna riservato ai locali, mettendo in pericolo i tifosi presenti. È stato aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte del bimbo di appena 3 anni, deceduto nel terribile incidente stradale avvenuto mercoledì sera lungo la Trignina. Il piccolo viaggiava insieme alla mamma e al fratello più grande, anche loro rimasti feriti e attualmente ricoverati in ospedale, dove restano sotto stretta osservazione medica. Sulla vicenda indaga la Polizia Stradale di Agnone, che sta tentando di ricostruire l'esatta dinamica del violento sinistro. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'auto con a bordo la famiglia che viaggiava in direzione di Isernia si sia scontrata con un pick-up guidato da un giovane del Venafrano, anch'egli rimasto gravemente ferito nel sinistro. Ancora al vaglio degli inquirenti le modalità con cui è avvenuto l'incidente trasformatosi in tragedia. Le strutture accreditate svolgono un servizio pubblico senza nessun onere per l'utenza. Con il decreto del commissario ad acta si indebolisce l'intero sistema sanitario regionale. Così il movimento Cittadini per la Sanità di Qualità esprime profonda preoccupazione per le conseguenze del decreto numero 63 del 23 novembre 2016 sulle strutture accreditate, in particolar modo sulla Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso. Tale decreto, commentano dal movimento, riduce di circa 2.600.000 euro il budget per l'anno 2016 alla Cattolica e alle altre strutture accreditate, un atto che di fatto compromette l'equilibrio economico del centro di Largo Gemelli. Una situazione che provoca grande preoccupazione tra i molisani, proseguono dal movimento, che vogliono continuare a curarsi nella loro regione senza essere costretti a tornare ai cosiddetti viaggi della speranza. I cittadini per la sanità di qualità chiedono pertanto al presidente commissario ad acta Frattura di revocare tale provvedimento ed invitano tutti i molisani ad una grande mobilitazione, ad iniziare dall'incontro pubblico che si terrà giovedì 15 dicembre alle 17.30 presso la Sala della Costituzione della provincia di Campobasso. La riorganizzazione del servizio Recapito continua a non piacere ai sindacati dei lavoratori delle poste, che annunciano un altro mese di sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. L'azienda deve cambiare rotta, afferma Antonio D'Alessandro, segretario della SLP CISL. Sempre più grave la situazione di difficoltà e i disagi che subiscono i cittadini e le imprese per il recapito della corrispondenza a giorni alterni, avviato da Poste su tutta la provincia di Campobasso e che dovrebbe essere completato nel 2017 anche sulla provincia di Isernia. Tale riorganizzazione, continua D'Alessandro, sta penalizzando fortemente soprattutto le comunità più piccole. Secondo la SLP CISL Poste, l'azienda non avrebbe rispettato gli impegni, creando una situazione di notevoli disagi, congiacenze ed inevitabili ritardi nelle consegne. Emozioni senza tempo, quelle che si vivono ad Agnone nella serata dell'8 dicembre. Ancora un grande successo per l'Andocciata. Nel centro Alto Molisano, ieri sera, migliaia le persone che hanno assistito al passaggio delle torce infuocate. Il rito del fuoco più grande del mondo, riconosciuto patrimonio d'Italia per la tradizione, è tornato a riscaldare e illuminare le strade di Agnone e di quanti hanno assistito alla tradizionale manifestazione. Concerti e mercatini hanno fatto da contorno a questo evento unico nel suo genere, riuscendo a trasportare ancora una volta i partecipanti nell'atmosfera natalizia altomolisana.